sanitaria in modo molto semplice. Intanto c'è bisogno della presentazione, il progetto deve essere presentato da un produttore, questo per forza, perché dobbiamo fare una selezione a monte, perché chiaramente tutti in Italia hanno un'idea o vogliono fare un film. Calcolate che già così ci arrivano tra gli 800 e i 1000 progetti l'anno e noi ne realizziamo ormai una settantina negli ultimi anni, forse potremmo un po' diminuire, ma insomma diciamo tra i 50 e i 70, quindi purtroppo molto spesso il nostro lavoro non è dire sì, facciamo questo film, ma è dire no, non lo possiamo fare. Poi sul nostro sito c'è una mail dedicata con la quale si possono presentare i progetti, oppure naturalmente anche in modo più informale ci sono produttori che in qualche modo intanto portano dei progetti. Le nostre fasi decisionali non sono brevissime, perché dobbiamo per forza cinema un contratto, un tempo lungo, quindi comunque è un'attività che si svolge negli anni. Dobbiamo per forza di cose prima valutare un piano di produzione nel suo complesso, quindi non il singolo film, perché dobbiamo trovare, come dire, una mediazione nelle caratteristiche di un piano di produzione, quindi soprattutto le storie. È chiaro che faccio un esempio concreto, se ci capiamo: qualche anno fa, dopo il centenario della prima guerra mondiale, ci arrivarono un sacco di proposte sulla prima guerra mondiale. È chiaro che non possiamo fare 10 film sulla prima guerra mondiale, quindi ne facemmo, mi pare, un film e un documentario, altro un film di Olmi, molto bello. È chiaro che anche lì dobbiamo comporre un piano di produzione dove ci siano generi diversi, storie diverse, tipi di cinema, tipi di linguaggio diverse, un mix tra i grandi registi, i grandi autori e i giovani autori. La metà della nostra, poi vedremo il filmato quello più istituzionale, vedrete che la metà dei nostri film sono opere prime e seconde, proprio perché abbiamo la mission di servizio pubblico di allevare i talenti. E poi quali sono i criteri? I criteri naturalmente partono dalla storia, cioè l'originalità della storia, e questo è il primo passo per tutti, per qualsiasi prodotto audiovisivo. Dopo c'è la sceneggiatura, quindi si valuta col trattamento la sceneggiatura, si valuta la qualità della sceneggiatura, si discute con chi l'ha proposta, qualora si ritenga, come dire, qualora passi un primo step, diciamo, perché calcolate che su 1000 progetti probabilmente la metà è molto facile scartarli, quindi su 500 diciamo che forse 200-250 come dire, sono difficili da realizzare, però poi su quei 200-300 che rimangono dobbiamo veramente fare un'analisi molto molto approfondita, quindi qualità della sceneggiatura, qualità della scrittura, e poi capire la regia. Se parliamo, è facile naturalmente scegliere il film di Garrone, no? Perché è molto più semplice, ma noi appunto, avendo tirato su tantissimi registi alla loro prima o seconda, e anche avendo eseguito il percorso poi negli anni di molti, è chiaro che dobbiamo capire se per un giovane regista la sua capacità, e come lo capisci? Lo capisci se ha fatto un documentario, se ha fatto un cortometraggio, lo capisci anche dalle sue idee di regia o di come vuole girare un film, quindi c'è molto dialogo e molto confronto. Poi però si arriva proprio poi alle note più dolenti, cioè la parte produttiva. È chiaro che anche i produttori hanno caratteristiche diverse, ci sono produttori con delle dimensioni molto grosse, molto importanti, alcuni produttori magari con dimensioni più piccole. È chiaro che il produttore deve poter dimostrare, perché noi siamo sempre coproduttori in quota minoritaria, quindi il produttore deve riuscire poi a mettere insieme non solo le risorse finanziarie, le risorse tecniche, ma anche trovare altre forme di finanziamento. Se il produttore è capace di trovare delle coproduzioni internazionali, sicuramente ha un vantaggio, è più facile per noi scegliere quel tipo di film. Noi dobbiamo allevare i talenti non solo in termini artistici ma anche produttivi, e questo significa il pluralismo produttivo. Negli ultimi 9 anni abbiamo lavorato tra film e documentari con 400 società di produzione diverse. Nell'ultimo anno, nel 2018, addirittura sono stati 100 produttori, di cui 34 nuovi, cioè che non hanno mai lavorato con Rai Cinema. E quindi anche lì, tante dimensioni: la dimensione di avere la certezza che il produttore porti a casa il film, cioè riesca poi a realizzarlo, ma anche la possibilità di dare a nuovi produttori la possibilità di iniziare a lavorare e di fare delle cose. Naturalmente sono percorsi diversi, sono tipologie di prodotto diverso. E poi arriviamo al momento della decisione del piano, dove, come dire, non è che decide uno, no, quali film fare. Abbiamo un tavolo virtuale a cui
dove ci sono chiaramente i responsabili della produzione cinematografica, a volte se un film è distribuito dalla cinema anche la distribuzione, ma anche tutti gli staff, la parte giuridica, la parte economica. Dobbiamo capire se le risorse sono sufficienti, quanto poter dare a un film piuttosto che a un altro. Anche lì bisogna capire, avere la sensibilità di capire quanto il produttore possa riuscire o forzare il produttore a trovare le risorse, che poi noi dobbiamo essere da stimolo, no? In qualche modo. E quindi in questo modo, piano piano, si compone un piano di produzione annuale che appunto ha la sua stella polare editoriale nella diversificazione.